usanza nel nostro bel paese in alcuni circuiti ben definiti, ovvero quelli del self, ovvero sia gli sfigati che nessuno si caga o chi se li caga conta meno di loro stessi, scrivono un testo, lo pubblicano su Amazon, fanno la copertina in computer graphic fichissima e si sentono con la scusa dell'artigianato i giovani Pirandello, o di chi produce per case editrici che hanno una distribuzione che arriva da casa loro al loro marciapiede, dire che le grandi case editrici sono cattive, non capiscono un cazzo, puntano tutto sul mainstream e non investono nel genio. Ebbene, Einaudi vi può stupire. Einaudi è una casa editrice che è sempre stata avanti. Probabilmente fra le grandi case editrici, fra le big, è quella lì che ha sempre avuto una visione verso la ricerca, verso la sperimentazione, verso il futuro. Vi basti pensare che tra i vari titoli italiani folli che hanno fatto la storia della nostra letteratura c'è quel capolavoro di Super Wubinda di Aldo Nove. Bene, Einaudi nel suo catalogo conserva anche quei pazzi, quei geni del collettivo Wu Ming. Io adoro i ragazzi di Wu Ming perché sono tra le penne più geniali del nostro paese, penso degli ultimi forse veramente 20-30 anni. E oggi esce il loro nuovo romanzo, ovvero sia Pufo 78. Ho lasciato la fascetta apposta perché vi voglio riportare come li ha definiti il The New Yorker. Scrivono come scriverebbe Dan Brown in acido. Oh ragazzi, i Wu Ming sono stati citati dal The New Yorker, cioè il quotidiano americano per cui scriveva anche Sua Maestà Truman Capote. Non so se ci stiamo rendendo conto di che livello stiamo parlando, no? Mentre la maggioranza di voi si lamenta per la recensioncina andata male, che cazzo, le sei in culo? Vabbè, andiamo avanti. Cos'è questo piccolo capolavoro? Anche di discrete dimensioni, perché siamo sul poco più di 500 pagine, che vi garantisco si leggono tutte d'un fiato, eh. Questo è uno di quei presunti mattoncini che in due giorni ve lo siete bevuto tutto per come è scritto bene. Un inciso, la prosa dei Wu Ming è una prosa talmente liscioleata e diretta che proprio le pagine, no, ve le divorate perché sono come quel bignè al cioccolato che sta là, al quale non puoi resistere, ci sono a dieta e dici minni futtu. Di cosa parla? Qual è la trama? Spiegare la trama dei Wu Ming è sempre molto complicato perché nelle loro storie si vanno a intrecciare altre mille storie, ma facciamola breve. È una gigantesca perculata a tutte quelle teorie che vedono tra i vari ultimo biglino, ma partono dagli anni 60, di noi figli degli alieni. So che ha un termine tecnico questa cosa, se non mi sbaglio si chiama, boh, non me lo ricordo, però in pratica è quello lì che dicono, no, gli Elohim, gli Anunnaki e tutte quelle minchiate là, no, tutte quelle follie. Ecco, questa è la più grande perculata a quel mondo di idioti. Ok? Qual è la cosa bella? È l'atmosfera e dove hanno ambientato questa follia. Siamo negli anni 70, esattamente alla fine degli anni 70. D'accordo? Perciò siamo in un'Italia che era ere geologiche diversa da questa. Non c'erano i cellulari, i computer li usavano fondamentalmente solo i militari. Non c'erano forse, o c'erano, ma erano per pochi, i fax. I diesel erano quelli lì che praticamente ogni volta tiravano fuori il nuvolone di fumo nero. E come la copertina, la Renault 4 era un must assoluto per i giovani e per i purgafregna, ovviamente. In più, la droga, l'eroina, era al massimo del suo, tra virgolette, successo commerciale. In quegli anni, anzi in quell'anno, nel 1978 vengono segnalati numerosi casi di avvistamenti alieni e di incredibili rapimenti. Cioè non si sa le persone che fine hanno fatto. Non ultimo il caso di Jacopo e Margherita, due scout che scompaiono nel nulla durante una gita nei boschi. E da là tutta una serie di eventi che partono dalle teorie, dicevamo, degli astrocosmonauti, e prendono a prestito e mischiano e shakerano veramente come fosse un grande trip
punk, lotte politiche, che cazzo ne so, per il divorzio, per l'aborto, tutto questo in un thriller perculistico di certe teorie di fantascienza. Certo, qua quando si parla di fantascienza si parla di una fantascienza intellettualmente molto elevata, non si parla delle minchiatine, non si parla dell'astronavina che vola e trova l'alieno che gli dice vieni che te lo butto al culo con la terza gamba, no, no, non so questo, è un capolavoro. Sono 500 pagine per le quali devi distaccare tutte le tue connessioni col mondo e in pratica devi fare un trip nella testa del collettivo Wooming. Non c'è alternativa. Come definirlo? Ripeto, capolavoro assoluto per me, uno dei due, tre must di questo 2022. Buy or die, buy an Audi, prezzo 21 euro, prezzo pieno, lo trovate su Amazon come ho fatto io a 18-19 euro. Vi arrivo in un attimo, fate vobis. Per il resto che dire, tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Vuming Pontis e noi ci vediamo alla prossima, magari nel 78.